Siamo in compagnia di Michele Vino, allenatore della Juniors della PGS di Cordon Bosco Virtus Vasto. Che stagione è stata per voi? Ma come primo anno alla Juniores è stato un campionato abbastanza difficile. Difficile perché parliamo di ragazzi che abbiamo noi in squadra, tutti i ragazzi del 2005 e la difesa di quest'anno hanno giocato tutti i 2006. Visto che giochiamo contro ragazzi che sono tutti la maggior parte 2001 e 2002, a questa età 4 anni di differenza si sente. Si sente perché sono ragazzi che fino all'anno scorso, 2 anni fa, hanno fatto sempre il settore giovanile, quindi ritrovarsi a giocare a un campionato di juniores, anche se è provinciale, però è abbastanza impegnativo. Io sono contento, a virgolette, perché, come ripeto, non mi aspettavo nemmeno io. Questi ragazzi del 2006 hanno avuto delle tolte anche loro, grandi soddisfazioni, perché è un campionato difficile e nuovo anche per loro. Tu hai collaborato in prima persona anche alla crescita della categoria allievi. Per voi è stato un campionato in cui avete avuto la possibilità di interfacciarvi con squadre come l'Ortona e Castelfrentano, che sono le zone alte della classifica, ma anche con squadre del territorio come la stessa Vastese Calcio. E lì invece quanto è stata grande la crescita dei tuoi ragazzi? Ma sinceramente non mi aspettavo nemmeno io che i miei ragazzi stavano terzi, quarti in classifica al campionato allievi. È un campionato abbastanza impegnativo anche questo, perché giochiamo anche contro squadre abbastanza importanti, come dicevi tu, l'Ortona, Castelfrentano e lo stesso la Vastese, che contro di noi ha vinto sia l'andata che il ritorno, è stata la nostra bestia nera. Ma alla fine non posso lamentarmi perché rispetto all'anno scorso, 2 anni fa, rispetto a quest'anno ho visto una crescita impressionante, se la parola giusta da definire, dei miei ragazzi, perché sono ragazzi fantastici, unici secondo me. Come ripeto, 4 dei 5 di loro hanno fatto sempre la juniores, quindi più di questo non potevo chiedere. Giocavano sia il sabato che la domenica con gli allievi, più giocavano lunedì 90 minuti. Sono stati grandi, fantastici. E il campionato allievi quest'anno, sì, 2006-2007, è stato un campionato impegnativo. Impegnativo, alla fine ci troviamo nelle zone alte della classifica, anche se non facciamo classifica, però l'importante nel calcio è vincere. Quindi la prima cosa è vincere, è divertirsi. Ti avevamo visto prima in allenamento molto attento ai dettagli. Qual è la tua idea di calcio e soprattutto quanto ha influito anche la tua carriera da calciatore? Ma sinceramente il calcio moderno, che ne parlano tanti, il tiki-taka, a me non tanto mi piace, perché sono più il calcio che concreto, se c'è una palla da spazzare via si spazza e basta. Invece non so, no, non perché no, non mi piace, perché forse non ho gli elementi per fare questo tipo di gioco, forse un domani mi adatterò anche io a questo modo, a questo modulo di gioco. Ma adesso faccio il 4-2-3-1, 4-4-1-1. Secondo me è il modulo più facile, secondo me, da insegnare ai ragazzi e più porta dei buoni risultati.